Ciao ragazzi, qualcuno di voi ieri mi ha chiesto di cominciare a vedere il corpo umano. Allora, io oggi vi faccio vedere le proporzioni, però io generalmente mi muovo senza stare tanto a rispettarle perché l'acquerello deve essere anche, come dire, un po' istintivo. È importante saperlo. Per non andare troppo fuori dalle righe e perché abbiamo necessità di rendere reali i nostri personaggi, però insomma, non è che tutte le volte che facciamo una figura umana dobbiamo star lì a dividere per 8 la sua dimensione, dobbiamo solo saperlo. Ok, allora facciamo così. Adesso probabilmente voi lo farete con righello, io lo faccio senza per il motivo che vi ho appena detto. Allora, un corpo umano ha più o meno questa forma qua. Allora, facciamo finta che questa sia la dimensione della testa. La dobbiamo moltiplicare. Testa. La dobbiamo moltiplicare per 8. Quindi 1, 2, 3 e 8. Allora, quindi questa è la nostra testa. Poi faremo anche la lezione sulla testa. Allora, la forma che ha un corpo umano più o meno questo. Allora, qua ci sono le spalle, e questa è la forma, è tipo il petto del Big Jim, collo. Poi abbiamo, allora, questo qui, in questo spazio qua dobbiamo farci stare il bacino. Io qua faccio un'altra pallina, che era buigia. Questa è la forma del bacino, trick, trick. Poi le ginocchia stanno qua. Io faccio le palline anche qua per fare girare bene le gambe. Allora, la forma delle gambe è più o meno questa. La coscia in alto è un po' più larga. Qui ci sono i piedi. Le braccia, allora qui arriva il gomito, pallina per fare girare l'articolazione e ha più o meno la forma delle gambe, qui polso. Anche le manici. Allora, qui 1, 2, 3, 8. Qui abbiamo la testa. Qui abbiamo il collo. Questa è la nostra persona. Ciao. La nostra domanda a questo punto è: ma quando mai disegneremo una persona in questa posizione? Mai. Allora, facciamo la nostra signorina in costume. Allora. Testa, faccio un po' più piccola. Una donna sta in questa posizione qua. Allora. Intanto tiene una spalla più alta dell'altra perché è una modella. Tic, tic. La chiappa la tiene di qua. Poi, pallini.
un ginocchio lo se lo tieni di qua, l'altro ginocchio lo tieni qui, quindi trick in questo così, questo va ancora giù con la scarpetta e questo invece lo tiene un po' più in qua. Trick, facciamo la nostra signorina. Trick, mutanda, trick, 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 trick. Coscia, allora abbiamo detto che questa qua sarà davanti, perché lei è modella. Trick, questa qua sarà dritta, questa qua sarà dritta, e questa qua sarà un po' aperta. Poi l'incarnato, io l'incarnato lo faccio con da sempre con il terra di siena bruciato con un cicino di rosso. Poi prendiamo anche un po' di ocra e un po' di rosso che è tipo un arancione e andiamo delicati delicati. Si allarga e quasi restringe. Man mano la facciamo sull'accennata, è una cosa molto difficile. Poi la faremo. Le parti che sporgono verso di noi sono più chiare, quindi la parte sopra il costume la dobbiamo lasciare più chiara. Il collo un po' in ombra. Lasciamo la spalla con un pirolino luminoso. Pancia. Stiamo semplificando, perché è chiaro che sì, ma coscia, quindi la parte di mezzo è più chiara. L'abbronzata. La parte del ginocchio qua un po' più scura. Questa la chiappa bronzata. Questa invece la scuriamo un po' perché essendo dietro diventa un po' più scura. Adesso vado a rinforzare alcune parti che so che sono un po' più scure. E cerco anche di migliorare le forme, tipo qua c'è un pochino più di ciccia. Ciccino. Adesso, costume, facciamo azzurro, blu, facciamo
Magari voi fatelo un po' più grande, perché è piccolo è più difficile. Mutanda. Adesso questo è un po' un mutandone della nonna. Vedete voi. Allora, facciamo la faccia. Torniamo con il nostro incarnato, facciamo il contornino della signorina. Poi, cicino di rosso, gli facciamo le guancette. Muoviamoci piano piano perché sennò rischiamo di fare come ho fatto io. Capelli. Facciamo come costume. Ticino di nero che oggi non l'abbiamo ancora usato. Adesso facciamo gli occhi. Finito. Ciao.